Dopo 30 anni dalla fine della Democrazia Cristiana che ha governato l'Italia per tanti anni e per evitare che numerosi documenti possano andare perduti, il direttore dell'archivio della diocesi di Agrigento, Don Giuseppe Lentini, ha accolto con favore la richiesta del professor Enzo Di Natali di costituire un sito del Movimento Cattolico Agrigentino nell'archivio nella quale sono raccolti lettere, articoli di giornali, corrispondenze, fotografie, relazioni, manifesti elettorali, facsimili inerenti la storia della Democrazia Cristiana, al fine che questo prezioso materiale possa essere salvato e messo a disposizione degli studiosi. I documenti sono stati già consegnati sabato scorso da Libertino Sorce, che al tempo era un funzionario del Partito della Democrazia Cristiana e che ha avuto il merito di raccogliere la preziosa documentazione che per 30 anni, salvandola da distruzione certa, riguardano in particolare i verbali del Comitato Provinciale, a iniziare dal 1947, della Giunta Esecutiva, del Consiglio Provinciale dei Giovani, del suo esecutivo, nonché atti di congressi della Democrazia Cristiana, bandiere e quant'altro necessario. Insomma, uno spaccato storico davvero interessante del Movimento Cattolico Agrigentino e della Democrazia Cristiana. Un valore grande, già altre diocesi hanno in deposito gli archivi della Democrazia Cristiana, che sono uno spaccato non soltanto della nostra società civile, ma anche della nostra vita religiosa, perché non dobbiamo dimenticare che tanti componenti della Democrazia Cristiana, per non dire tutti, ecco, facevano parte delle nostre parrocchie, vivevano all'ombra del campanile, nell'Azione Cattolica, nelle ACLI, nella FUCI. Ecco, dobbiamo ricordare questo, ecco, che in quel periodo la Democrazia Cristiana, ecco, era gran parte guidata, ecco, da uomini cattolici nati e cresciuti nelle nostre parrocchie, che molto spesso, come ben ricordiamo, ecco, sotto Monsignor Peruzzo nella nostra diocesi, seguivano le direttive, ecco, del Vescovo, le direttive di Monsignor Peruzzo, che li indirizzava anche dal punto di vista politico e sociale. Noi partiamo dal 2 agosto 1947, sono riunioni di comitato provinciale, sono tutti manoscritti, ed arrivano al 1966. Questi sono tutti documenti del Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana, poi quelli della Giunta Esecutiva Provinciale, che partono dal 1952 fino ad arrivare al 71. Poi abbiamo diversi carpettoni più recenti, che vanno dall'81 al 91. E poi abbiamo diversi rapporti con gli altri partiti, il rapporto con le associazioni vicine, che vanno dal 54 all'81. Poi abbiamo diverse foto, tra cui quelli del congresso regionale del 4-5-6 febbraio 83 che si è svolto ad Agrigento. Poi abbiamo dei dischi, Inni Democrazia Cristiana ed altro. E poi delle bandiere, che sono bandiere ricamate a mano, con lo scudo crociato ricamato a mano. C'è un ricordo a cui lei tiene in maniera particolare tra queste carte? Tra queste carte il ricordo particolare è la bandiera, innanzitutto, perché partiamo da quella bandiera dove appunto c'è questo scudo crociato che ormai è rimasto impresso nei nostri cuori, nel mio cuore, quindi siamo sempre rimasti e rimarremo sempre democratici cristiani perché condividiamo gli ideali della Democrazia Cristiana. Certamente l'8 gennaio 2022 è una tappa fondamentale perché questo ha consentito di consegnare finalmente tutta la documentazione relativa alla Democrazia Cristiana. Si tratta di diversi faldoni, di migliaia di pagine che raccontano la vita di un partito, ma nello stesso tempo raccontano l'impegno dei cattolici nella politica agrigentina, e dunque queste pagine raccontano uno spaccato della provincia di Agrigento per almeno 50 anni.